aprile, il 16 giugno, si inaugura, diciamo, Sacrificazioni, che è il nuovo progetto del Sistema Museale del Valdarno, che anche quest'anno, e devo dire che per noi è una grossa soddisfazione, ha ricevuto il riconoscimento della Regione Toscana non solo con il patrocinio ma con un importante cofinanziamento. Quindi, come dicevo, può essere solo un motivo di soddisfazione, perché davvero i 10 comuni del Valdarno, e quest'anno abbiamo collaborato anche con il comune di Figline, hanno nuovamente lavorato in rete, hanno lavorato in sinergia, e credo che questo sia il modo migliore per promuovere il nostro territorio. Ne è venuto fuori un progetto di valorizzazione davvero dell'intero territorio dal punto di vista culturale ma anche paesaggistico e enogastronomico, quindi un progetto che si snoderà attraverso conferenze a cura del professor Paolo Pirillo, attraverso delle mostre con pannelli espositivi che vogliono un po' raccontare quella che è la storia in particolare delle nostre cittadine, dalle origini fino un po' alla città contemporanea, e poi una serie di itinerari che appunto si snoderanno lungo tutto il nostro territorio. Il primo appuntamento è il 13 aprile in Palazzo d'Arnolfo alle ore 17 con la conferenza del professor Paolo Pirillo sulle terre nuove. Tra l'altro, assessore San Giovanni, e questo progetto è stato uno dei pochi a ricevere i finanziamenti regionali. Esatto, è un progetto non del Comune di San Giovanni ma un progetto appunto del Sistema Museale del Valdarno, di cui il Comune di San Giovanni è capofila, ma ci tengo a precisare, insomma, che il progetto è davvero condiviso da tutti gli altri comuni. Io vi faccio un po' il portavoce, diciamo, di tutti gli assessori alla cultura, e ecco, proprio per questo non posso che ribadire la piena soddisfazione, per cui in un momento economico finanziario difficile come questo, soprattutto per la cultura, la Regione Toscana ci ha voluto di nuovo riconoscere il valore del progetto presentato.